Dicono che Ciao a tutti e bentornati. Un momento tipico di lui. Sì. A tutte le unità segnalata gara clandestina in corso. Ok. Allora, andiamo qui. Arrivano ad alta velocità presso Westside. Merda. Vai. Muoviamoci prima che arrivino gli... Oppure qua. Sbirri. Ti mando alcuni posti dove tenere un profilo basso finché le acque non si calmano. Sì, 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 io grazie. Io vado verso Edenshurst per sistemare il video delle tue imprese. Peccato, mi stavo divertendo. Puoi continuare la corsa se vuoi, la scelta è tua. Ricorda però, se ti metti nei guai, non farti prendere. Rovina un po' tutta la storia del farsi un nome. Qui là. Proseguiamo e facciamo qualche altra garetta, Nel frattempo, ragazzi, avete visto che ho impostato la qualità a ultra, super, ultra. Quindi... più bello di così Need for Speed non si può vedere, ed effettivamente si vede la differenza, si vede la differenza. Ho fatto una prova tattica la prima puntata, qui è proprio un bel vedere, cavolo, bello. E fra l'altro ottimizzato bene, sembrerebbe meglio così. Car sprint iniziazione, arriva per primo. Vedo l'ora di fare il nos, di farmi il nos in questa macchina. È la tua prima notte e stai andando forte. Mi sorprendi. Vai. Beh, l'abbiamo bruciato in accelerazione. Non me lo sarei mai aspettato, onestamente. Bene così. Qui la... sì. Questo gioco sta diventando come una droga, mi sta piacendo davvero davvero tanto. Tempo, era molto molto tempo che un Need for Speed non mi piaceva così tanto. Oh, 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 oh. Piano, dai su. Super curvone. Più o meno, fatto bene, dai. Ecco, il fatto che queste palme si distruggano è un toccasana. Piuttosto che piantarsi ogni 3x2 contro una di esse, meglio così. Troppo, troppo. Che figata. La pioggia è sempre un tocco di classe in questi giochi. Sì, non è bello abusarne, ok? Però effettivamente risalta molto tanti... molto i riflessi del gioco. L'illuminazione, le ombre, eccetera, eccetera. Proprio bello, bello, bello. Ups, volevo fargli il pelo, ma... un po' troppo vicino, direi, Un po' troppo. Gara finita al 100% questa. Benissimo. Ok, ti devi togliere dalla strada. Ricordi quegli indirizzi che ti ho passato? Raggiungene uno. Sì, ok. No. Progressi del quartiere, io direi che possiamo andare qua, ragazzuoli. Vai. Scappiamo, sperando di non trovare la polizia. Ecco appunto. Stiamo giusto giusto andando in bocca. Questo qua nel frattempo che cos'è? Un potenziamento da raccogliere in qualche modo? Oh, che culo. Abbiamo schivato per un pelo. Cos'è sta cosa qua? Non lo so. Lo capiremo più avanti, spero. O forse era sopra semplicemente, per quello che non ho visto niente lì. Boh. Una sorta di chip potenziamento, forse. Vediamo. Non c'è scritto. Non c'è la didascalia, ho scritto che cosa sia. Vabbè, ok. Ah, un cartello, forse, pubblicitario. Do cazzo sta il cartello? Ah, qui. Vediamo, 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 vediamo di sfondarli in qualche modo, dai. Ok. Pensavo se buttasse giù in realtà, Devo essere sincero. Così.
Vediamo, ma mi sa che stiamo andando un po' troppo piano, eh. Fuck. Vabbè. Vai al garage. Allora ragazzi, non essendo come prima notte, ne hai molte altre davanti a te. Bene. Essendo la versione deluxe di Need for Speed Payback Heat, ho sbloccato delle macchine speciali e alcune sono ancora da sbloccare, solo che le sblocco a livello di reputazione più alto, altre invece me le hanno già date. Adesso ve le farò vedere, è sempre una giappo e se non ricordo male dovrei avere delle Mitsubishi Lancer da poter usare di già. Ottieni il rap più rapidamente mettendo il livello di allerta, gareggia di notte, partecipa ai epici inseguimenti della polizia e neutralizza le pattuglie per far salire il livello di allerta. La rap sblocca ricambi performance e nuovi eventi. Vediamo un po'. Il mattino dopo, dopo una notte da leoni, più o meno. Dopo 5 minuti ci hanno già visto in centinaia. Sì? Guarda che c'è. Oh, ciao. Sì? Mia sorella ti sta facendo fare un giro, eh? Diciamo così. Se per te correre significa finire con le manette ai polsi, beh, con lei sei in buone mani. Ricordami chi di noi è finito dentro per davvero. Io ho imparato la lezione. Hai imparato solo a essere noioso. Saggio. Una volta che perdi la tua crew capisci che è ora di mollare o tornare al college. Beh, io no. E quanto alla crew, non era all'altezza. Ah, parole forti. Ho trovato chi lo è. Nonno, questo è quello che credi tu. Dalle storie che sento gli sbirri non scherzano più. Mira la caglia e sta caliente. So tutto degli sbirri. Papà mi ha fatto il discorsetto. Beh, dagli retta, mia. Sì? Come te. Ehi, 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 ehi. Calmate, calmate. C'è della tensione, eh? Dove dormi? Ottima domanda. Ti va un garage? Sì. Si fermano in molti. Sicuri? Trova un divano libero ed è tuo. Che culo. Sì, vai. Già. Un sogno che si realizza poter dormire sul divano di un garage, eh. Wow. Io avrei aspirato a qualcosina più in alto, onestamente, però insomma. Va a gusti, ecco, vediamo un po'. Scusa se ti ho fatto lavorare. Sistemiamo il serbatoio per il nitro. Ok. Sei stato aggiunto a una crew iniziale. Congratulazioni, puoi restare in questa crew iniziale o unirti a una crew esistente o crearne una tua. Consulta il codex per saperne di più. Ok. Allora, il nitro mi hai detto. E se io facessi vedi auto invece? Ah, vedi auto. No, ok. Io voglio vedere le mie auto. Come si fa? Garage. La tua auto e il tuo personaggio. No, mi sa che è bloccato per il momento, quindi mi sa che sono obbligato a cambiare auto. Più avanti, ok, performance. Allora, mi hai detto il nitro, eh? Motore, impianto nitro. Cambia motore. Ammazza, ma quanto complicato è sto meno qua. No, vabbè, comunque va bene così. Questo, giusto? Vai. Sì. Auto Velox. Potrei usarlo ogni volta che ti servirà una piccola spinta. Grazie. Batti il tempo richiesto dagli Autovalux per ricevere stelle. Ottieni 3 stelle per ciascuno di essi per sbloccare un'esclusiva McLaren 600LT. Wow. Farsi notare. Gareggia di notte per incrementare la tua rap. Raggiungi alti livelli di rap per sbloccare nuove auto e ricambi performance. Non puoi acquistare niente senza denaro. Gareggia di giorno nella Speedhunters Showdown per guadagnarlo. Quindi di giorno denaro. Di notte, rap. Bene. Poi. Sport. Stai equipaggiato. Ah, sì, sì, giusto, giusto, giusto. E qua, trasmissione. Ricambi trasmissione. La trasmissione consente al motore di trascorrere il maggior tempo possibile ai giri ottimali. I vantaggi derivanti dal potenziamento di questi ricambi aumentano con il miglioramento dei ricambi motore. Bloccato, bloccato, bloccato. Va bene. Trasmissione cambio 10, 10, 10. Ok, va bene. Cambia auto. Cambia auto. Oh. Ah, questa qua è già sbloccata. Cazzarola, è quella della copertina che ho fatto. Mamma mia, ma quanto figa è. Peccato che 18 di livello reputazione per sbloccarla. Vabbè. Questa qua invece è già sbloccata. Molto bella. Bloccata anch'essa. Davvero bello il design. Livello 14, purtroppo. Livello 10, quindi fra un po'.
Bellissime, bellissime e tamarre, mamma mia. Sono uno spettacolo per gli occhi, secondo me. Davvero il design è qualcosa di farfaico. Allora, vediamo un po'. Queste qua sono perfettamente uguali, cambia solo la livrea. Fra l'altro, io pensavo che fossero proprio performanti della mia. In realtà, 132 è una mezza sega, diciamoci la verità. Ok. Quindi mettiamo, vediamo un po' con te la mia per curiosità, che non mi ricordo, 129. Vabbè, dai, allora usiamo un attimo la Lancer giusto per, ma in realtà potremmo tranquillamente usare l'altra. Più che altro vediamo se hai il nitro, perché se devo comprare il nitro anche qua, sti cazzi che la uso. Fidatevi. Montato, eh. Ok. Sei equipaggiato. Va bene, dai, allora possiamo usare questo. Se Andiamocene. fossi in te, gareggerei di notte. Ricorda che se vuoi potenziare la tua auto, devi farti un nome. È vero, però servono anche gli sky, i soldi. Quindi qua c'è un po' il diavolo tentatore della situazione, no? Notte o giorno? Vai di notte. Lo vogliamo illegale questo gioco. Illegale. No, più che altro perché effettivamente se serve la reputazione per prendere gli oggetti nuovi e le auto nuove, è inutile avere soldi e non poterle prendere. Come è anche vero il Ho contrario. sentito che stai truccando la. Sì. Aumenta allerta. Gareggia di notte per ottenere rep. Aumenta il livello di allerta per ottenere rep più rapidamente. Semina la pulizia e raggiungi un rifugio per conservare tutto quello che hai ottenuto. Vai. Auto significa che fai sul serio. Non sarei qui altrimenti. Sai, se vuoi accedere alla League, avrai bisogno di un aiuto. Da quello che ho sentito anche tu. È di questo che volevo parlarti. Ho pensato che potremmo aiutarci a vicenda, formare una crew. Oppure hai qualche idea migliore? Parecchie, a dire il vero. Stronzate! Dai, cosa ne dici? Dico che ci sto. Bene! Ok, se vogliamo scalare la vetta della League, dobbiamo gareggiare contro un'altra crew. Ti Sì? ricordi di Kenny? Quel cafone che ho incontrato la prima sera. È ora di battere la sua crew, gli Speed Boys. Userò la mia influenza come posso, ma tu devi dimostrare di saper correre. Guadagnati un invito, poi penseremo al resto. Fatta. Vediamo un po' dove possiamo andare allora, che non ho capito. Richiede livello reputazione 7. Non disponibile di notte addirittura. Ah, capito. Allora facciamo questa, dai, ci siamo qua sotto. Vai. Sottosopra? No, pensavo. Dai, che la proviamo questa Mitsubishi. Bella, bella, cavolo. Bella. Su, su. Go! Accelerazione decisamente migliore dell'altra macchina. Non brilla, però ci fa notare, eh. E il nostro invece è una mezza sega. È molto molto blando per il momento. Ok. Bene così. Devo ancora capire come si ricarica il nostro, onestamente. Mi pare che sia con il tempo, forse. Dopodiché, quando la bombola è piena, si può usare. Perché ora come ora non funziona, per esempio, eh. Vediamo un po'. Si è ricaricato. E adesso, infatti, è carico. Sì. Quindi, bisogna aspettare che si ricarichi completamente tutta. Bene, al prossimo rettilineo lo sfruttiamo. Qua. Go! Meglio di niente, direi. Che bello che è. Ecco, l'unica nota dolente è l'assenza della musica, perché sapete che YouTube con la musica non va d'accordissimo, per cui ho dovuto toglierla. Ui, 85%. E
e si taglia il traguardo in prima posizione. Vai, 1009 di reputazione. Bene così, bene così. Dai, altro, altro, altro. Qualcos'altro? Questo? Vai. Elenco sfide pilota. Ne mancano ancora. Prima di arrivare al livello 7 ne manca ancora, sì. Eccolo lì il cartellone. Vediamo se riusciamo sto giro, ragazzi. Accelia garage, ma no. Dai, è impossibile mancarlo, eh. Ah, che bello. Ricompensa 2500 in denaro, 22 in rap. Bene. E questo cos'è? Un autovelox? No, dov'era il cartello, che il simbolo che ho visto prima? Quando cazzo sta? Ma se è sulla mia sinistra, perché non viene fuori qua? Guardate, guardate qui. Guardate lì. Vabbè, non importa, dai. Lo prenderemo, lo prenderemo. Ma non oggi. Ogni tanto che mi parte il clacson, portate pazienza, ma è il pad della One che è diventato particolarmente sensibile nell'analogico sinistro. Dai che facciamo anche questa. McQueen. A sbaglio la mia macchina è... è rovinata, è la mia impressione. Bam. Dai, cicacciù, cicacciù. Poggio. Dai su. Super pelo. Polizia. Il nostro primo inseguimento. La nostra prima volta. Con la polizia intendo. Sfuggito. E vai. Penso aver sbagliato punto, devo usare il nostro, onestamente, eh. Guarda che per quello che fa, capirai. Oh cazzo. Danneggiata la macchina, sì. No, neanche tanto, sembra. Ancora? Ecco, quello lì credo che non l'avrei sfondato, ecco il pilone del ponte. Meglio averlo schivato. Cinquantotto%, un po' alla volta. Stavo per sbagliare direzione. Beh, non vedete, voi non vedete la percentuale, ragazzi, perché vedete il mio testone. Comunque 69%. Quindi siamo a 2/3 della gara. Bene o male. Ops. Qualcuno non era soddisfatto della portata e ha chiesto il bis. Glielo servo subito. Ma bravi, ecco appunto. Adesso detto prima. Pilone no buono. Io volevo provare a colpire la macchina delle polizie, ma non ci sono riuscito, vero? Vediamo un po'. Boom! Mi ha fatto male. Sì, un pochino sì, non abbastanza però. E anche lui mi ha fatto male in realtà, eh. Ups. Oh cazzo, dai, dai, dai. Non cazzeggiamo, dai.
Ma cavati delle palline. Ok, primi, ma adesso dobbiamo sfuggire, immagino. Guiana, fa molta attenzione, quegli sbirri non perdonano. Hai fatto schiantare, yes sir. Cazzo. Tutto chiaro. Ma che succede? Che casino c'è? Oh, piano, Mi sembrate molto scontrosi. Cattura? No! Ma come? Aiuto! Danni critici, fra l'altro, Molto sensibile come cose. Distributori trovati. Se ci passo in mezzo mi cura, forse. Vediamo un po'. Wow. Cioè, mi cura, mi ripara, volevo dire. Però avete capito il senso, dai. Io spero di sì, perché altrimenti alla prossima botta ci sfasciano. Oh, piano, piano. Esatto. Bene. Dove si va? Ferma quella cazzo di auto. Io direi che possiamo concludere questa notte, Dai, fatevi sotto che vi sfascio in qualche modo, vi venisse del bene. Oh, che botta. Dai, ma ti ho preso di fianco, non ti ho fatto niente. Che palle. Fortuna che l'albero l'ho sfondato almeno. Qua il frontale è meglio non farlo, queste macchine qua l'abbiamo visto che non gli facciamo niente. Ti spaccano il culo, se no, e basta. Non abbiamo nessun altro. Ragazzi, dai, va. Come verso il rifugio. La radio sta impazzendo. Qualcuno sta facendo incazzare gli sbirri. Il sottoscritto. Dai! Va, giusto due all'ora qui di me la macchina della polizia, Manco farlo apposta, Dai, vieni. E che cazzo? Vieni qua che ti sperono. Oh, che goduri. Pattuglie da inseguimento avanzate in arrivo. No? Che pattuglie da inseguimento avanzate, no? Fuori di testa. Termine di inseguimento, ha senso. E che cazzo, è pieno di pattuglie dappertutto. Sono resistentissime le macchine loro, Oh! Retromarcia! No! Dai, cazzo! E stavi per cavartela. No! Ah, un po' li ho guadagnati, ma... E che palle! Vabbè, la nostra prima esperienza. Brutta. Però avevo tipo il triplo di reputazione, peccato, dai. Acab, auto sbloccata, Mazda RX-7, Lotus Exige. Ok. Nuovi ricambi apposta per te. Guarda un po' qui. Sì, ma mi hanno inculato tutti i soldi. Ah. Va bene. Sì. Ok. Facciamole di giorno queste cose, va. Andiamo da Derek, giusto? A fare la... il tutorial, la guida di un qualche tipo, adesso non mi ricordo bene. Purtroppo di notte si possono portare a casa tante belle cosine, ma si rischia anche di perdere tante belle cosine. Ecco, intendevo questo, ragazzi. Storia di guida. Prova di dextrezza. Mamma mia. Vinci due eventi diurni. Stai in scia all'altro pilota per 5 secondi. Salta 25 metri. Oh, troppo piano. Ah, d'altronde si fa al contrario, ecco perché.
Ma la polizia non ci dice niente, no? Va bene così. Oh, che bello. Ma dove cazzo sto andando io? Ups. Piccolo imprevisto. Dexter, dove sei? Che bello! Ecco, sapete cosa sto notando con dispiacere? L'assenza di traffico. Cioè, veramente, c'è una macchina ogni mezz'ora. No. Per carità, l'avranno fatta apposta, credo, per non appesantire il gioco, per non renderlo troppo difficoltoso, però veramente è una cosa irrealistica. Dai. Consigliato 130, ci siamo dentro giusto per un pelo allora. Dai, va. Secondo me questa qua sarà tipo una gara di derapate. Hey, Dex. È bello rivederti. Ti mostro dove è tracciato. Seguimi. Dai, vai. Gira a sinistra. Niente Luca stavolta, eh? Figuriamoci. A destra. Siamo cresciuti su queste strade. Io e Lucas abbiamo la stessa età, anche se ovviamente gli anni sono stati meno clementi con il suo culo cubano. Vai. Veloce. Capitan Lumaca. Il tracciato che stiamo per fare è quello sul quale abbiamo imparato a correre. Penso sia una specie di impianto di trattamento delle acque. Il posto puzzava come una palude e per questo era perfetto. L'aria era terribile, ma le strade erano vuote. Una volta Lucas derapando è quasi finito in una cisterna fognaria aperta. Ma non preoccuparti, da allora è stata chiusa. Vai evitare di caderci dentro, eh? Che lento che sei, dai. Ma sembra quasi una città di piacere. Queste sessioni di pratica per i forestieri, così non fate troppe figuracce. Se fai buona impressione, forse ti darò qualcosina per elevare la tua auto agli standard dello showdown. Mi sembra un buon piano. Adesso gli diamo una spintarella, ragazzi, eh. Dai. Ci siamo. Vediamo cosa sai fare. Oh, sta accelerando, incredibile. Ah, oh. Finalmente. Che cattiveria. Ah, è partito così. Bene. Primi passi, gara sul circuito. Ci proverò. No! Oppure vieni e superami! Certo! Ti supero e come? Cartellone! Come ci si arriva lì? Sicuramente non adesso, eh! Ah, sto clacson. Ok. Non ho iniziato bene. No, io sì però, dai. Non sta andando male, direi. Quattro giri. Molto corti però. Prossima curva un po' di nosse, eh. Vai forte. Così. Bene, bene. Distanziate un po'. Sparchi a 100 metri di distanza. Spero tu sappia dove vai. È il circuito, basta girare in tondo. Teoria. Bella la rete.
Queste le ho prese apposta, per curiosità. Hai un gran bel ritmo. Modestamente. Mitsubishi Bulls. Sono qui. Ah, doppiato addirittura questo qua. Cavati che non c'è tempo. Mi piace un bello scontro. Addirittura d'arrivo. E vai. Primi. Wow. Hai preso lezioni da Lucas. Lui faceva cose del genere quando eravamo ragazzi. Puoi decisamente tornare. 9.000 dollaroni. Bene, bene, bene. È completato prova di dextrezza. Non si può sentire. Bene ragazzi, noi qua chiudiamo la puntata. Spero vi sia piaciuto. Grazie e alla prossima.